Leak. Potrebbero fare un anime, cosa molto probabile, di plus, Please Put Them On Takamine-san. Attenzione, attenzione, l'anime, cioè il manga proprio del millennio, potrebbe ricevere un adattamento animato. E qui si gode. E qui si gode parecchio, perché io ho anche letto questo manga, forse i primi 3-4 volumi, non ricordo di preciso, e come potete vedere, la trama, facciamola leggere. La presidentessa del consiglio degli studenti, Takamine-san, è in cima alla gerarchia sociale della scuola. Viene considerata come una vera divinità. Un giorno, lo studente Shirota-kun vede accidentalmente i seni nudi di Takamine-san. No, da quel momento, seni la vita nudi. Scolastica dello studente cambia drasticamente, ritrovandosi ricattato e costretto ad esaudire determinate richieste della ragazza. Ma non mi ricordavo che iniziasse così la trama, mi perdoni. Non mi ricordavo che veniva ricattato dopo aver visto i seni nudi di Takamine. Ma in realtà non è questa la cosa bella, perché voi direste, vabbè, è semplicemente un manga ecchi come tutti gli altri. In realtà, ne ho già parlato su Instagram, ma alla fine sti cazzi degli spoiler. Però, regà, non voglio entrare nello specifico, ma ci sono i superpoteri in questo anime. Ci sono i superpoteri legati alle mutandine di Takamine. Cioè, di questa, come potete vedere, alla fine il titolo di questo manga è Please Put Them On Takamine-san. Per favore, mettitele addosso, Takamine. Si riferisce alle mutandine, che troviamo anche nell'illustrazione del primo volume. E, appunto, queste mutandine conferiscono a Takamine dei poteri sovrannaturali, che, quando e se mai uscirà l'anime, avremo modo di vedere. Posso dirvi, è una commedia romantica molto, molto basilare, con però questo twist dei poteri che, secondo me, è interessante, ha dei disegni del manga clamorosi. E il manga ha veramente una qualità della Madonna. Io spero che, se faranno questo adattamento, verrà dato a uno studio degno di questo nome, non a Progetto 9 o Biburi. No, Biburi Animation in realtà è buono. O vabbè, insomma, quegli studi scandalosi che fanno adattamenti di merda. Mi sa che in live non si può vedere. No, si può vedere. Si può vedere. I superpoteri? Ma vabbè, non vi posso fare spoiler. Vabbè, facciamo che ve lo dico, ma per chi non volesse spoilerarsi, potete anche non sentire. Essenzialmente, da quello che ricordo, perché ora l'ho letto tipo 3 anni fa o quello che è, quindi potrei ricordarmi male, quando lei si toglie le mutandine vanno bruciate, cioè proprio scompaiono nell'etere, e lei torna indietro nel tempo. O comunque rivive un determinato momento della giornata. Cioè, tipo, che ne so, sta a scuola, ci sta un'interrogazione, sbaglia a dire una risposta, si toglie le mutandine, resetta il tempo e ridice la risposta come deve essere detta. Questo è il potere di Takamine, quindi dai, raga, di che stiamo parlando? Cioè, un superpotere che si attiva quando ti levi le mutandine. Clamoroso. Sinceramente clamoroso. Sì, l'avevo consigliato in live più di un anno fa. Più di un anno fa, Futagon. Non voglio fare spoiler, sì, vabbè, ma infatti l'ho detto pure su Instagram, quindi sti gran cazzi. Però sì, quando uscirà, regà, fidatevi, fidatevi.